Ciao a tutti, sono Carlo Andrea Ficola e oggi vi volevo presentare il nuovo social shelter dell'azienda Jairzy. È un riparo che si colloca nella categoria dei gazebo ed è un prodotto molto richiesto oggi nel mondo del car fishing perché trova applicazioni nei modi più disparati. Infatti in un riparo del genere possiamo socializzare quando abbiamo degli amici in una sessione prolungata o più semplicemente cucinare e consumare i nostri pasti o fare quelle operazioni che in una tenda rimarrebbero scomode, cambiarsi o preparare gli inneschi, le pasture e quant'altro. Viene progettato con una struttura in alluminio con pali già preangolati per agevolare sia il montaggio che la stabilità. Basta montare il telaio e poi viene calzato semplicemente sopra il telo, che è un telo 5000, e già il gazebo è stabile di per sé. Qualora si volesse un'ulteriore stabilità, agli angoli, dentro queste comode taschine, vengono arrotolati e poi si dovrà srotolarli dei cavi per un ulteriore fissaggio al terreno. Doppia porta, una sul fronte e una sul retro, apribile a cassetta delle lettere, porta che nella parte centrale è fornita di zanzariera, quindi basta arrotolare la parte frontale e avremo per le giornate più calde un'ottima ventilazione. Stessa cosa per le finestre, due su entrambi i lati, belle larghe, quindi anche qui un'ottima ventilazione, comode anche in caso di forte vento, essendo una struttura molto alta è sensibile al vento, quindi queste areazioni permettono proprio di resistere anche ai venti più forti. Il gazebo inoltre, volendo, è fornito di un pavimento in PVC qualora si voglia mantenere più pulizia per riporre i propri alimenti secchi o quant'altro. Quindi, come detto, un prodotto veramente polifunzionale che trova le più vaste applicazioni. Nei periodi più caldi addirittura potrebbe essere usato come prodotto unico dove trascorrere le giornate e anche le notti al posto di una tenda normale. Una struttura di 2 metri per 2 metri per 2 metri, quindi si sta comodamente in piedi per cambiarci e fare tutte quelle attività che non possiamo fare in tenda e non possiamo fare con il maltempo. Come dicevo, i pali sono preangolati, quindi hanno già una curvatura per l'assemblaggio molto semplice e molto stabile. Ogni aggancio ha il suo clip di sicurezza, quindi la struttura risulta estremamente stabile.